Insegnare e mostrare i segreti della scienza in modo diverso, per coinvolgere soprattutto i più giovani. È l'obiettivo di Sharper, la notte europea dei ricercatori, che torna all'Aquila il prossimo 25 settembre, in contemporanea con Perugia ed Ancona. Più di 120 eventi per avvicinare il grande pubblico ai ricercatori e al loro mondo tra giochi, spettacoli, caffè scientifici, dimostrazioni e laboratori aperti. All'Aquila si viaggerà nel tempo, per scoprire cosa esiste oggi, delle invenzioni mostrate nel film Ritorno al futuro, di cui quest'anno si celebra il trentennale. Lo sguardo però sarà proiettato anche verso l'orizzonte, per scoprire cosa l'innovazione ci regalerà nei prossimi 5 anni. Far capire a tutti i giovani che in realtà il talento cova dentro di loro e che c'è bisogno semplicemente di appassionarli spesso. Ecco, quella notte secondo me i ricercatori che scendono in piazza, che faranno exhibit, spettacoli, conferenze, trasmetteranno soprattutto questo, quanto è bello fare ricerca, quanto è appassionante. Questo deve essere il contagio che speriamo che prenda piede. Viene insegnata forse in maniera un po' troppo noiosa, allora forse nelle scuole o anche nell'università? Ma viene insegnata secondo i programmi che ci sono e penso che sicuramente gli insegnanti dovrebbero fare uno sforzo per metterci un po' più di fantasia magari anche, certamente poi i ragazzi dovrebbero essere un pochino più disciplinati e capire loro stessi che fin dalle fasi delle scuole secondarie si mettono i semi poi per quello che sarà il loro futuro, quindi stare a sentire i professori ha un valore speciale perché in fondo le decisioni che prenderanno nel futuro, le strade che prenderanno, dipendono anche da quanto stanno attenti a cogliere questi stimoli.